Ciao! In questo video vedremo come utilizzare Matplotlib per creare dei line chart. Un line chart è un tipo di grafico simile ad uno scatter plot, in cui però i punti vengono uniti. Quindi, diciamo che abbiamo quotato Profession AI in borsa e abbiamo un dataset contenente il prezzo di chiusura dei primi 100 giorni. Ok, per visualizzare, per creare la line chart dobbiamo semplicemente chiamare la funzione plot passandoci sopra dentro il nostro dataset. Ecco qua, ovviamente il nostro titolo è in forte crescita. In questo caso alla funzione plot abbiamo passato un unico parametro che sono i valori per l'asse delle y. Y, mentre quelli per l'asse delle X sono stati rilevati automaticamente. Ok, arricchiamo un po' il grafico aggiungendo un titolo. I label. È una griglia. Ok, perfetto. Utilizzando la funzione xlim possiamo limitare il grafico ad un range di valori per l'asse delle x. Questo ci permette in pratica di zoomare su una certa parte del grafico. Facciamo un esempio. In questo caso andiamo a isolare il grafico tra i giorni 40 e 50. Ecco qua. Stessa cosa avremmo potuto fare con l'asse dell'y, utilizzando in questo caso il parametro y, la funzione ylim. Un'altra cosa interessante che ci permette di fare Matplotlib è aggiungere testo e annotazioni al di sopra di un grafico. Il parametro XY rappresenta il punto in cui inserire l'annotazione. Il parametro XYText rappresenta il punto in cui inserire il testo. E aggiungiamo una freccia che punterà verso XY. Ecco la nostra annotazione. Mentre per aggiungere del testo possiamo utilizzare la funzione text, inserendo esattamente il punto in cui inserire il testo, quindi le sue coordinate. Il testo da inserire. Con la dimensione. Aggiungiamo un box
racchiuderà il testo. Facciamolo quadrato, con un padding diciamo di 0,3. E questo è il label di testo che abbiamo creato. Matplotlib ci dà anche la possibilità di mostrare insieme diversi tipi di grafici, ad esempio un line chart e uno scatter plot. E possiamo farlo semplicemente creandoli entrambi e poi chiamando la funzione show. Facciamo un esempio. Ed ecco qua, scatterplot e line chart combinati su di una stessa figura. Possiamo anche utilizzare Matplotlib per creare grafici diversi su assi diverse di una stessa figura. Per capire quello che voglio dire, conviene fare un esempio. Quindi, diciamo di voler creare due grafici per visualizzare la funzione coseno e la funzione seno. Utilizziamo la funzione axis che ci permetterà di creare un nuovo asse e quindi disegnare il grafico su solo una parte, utilizzando solo una parte della figura. Axis vuole un unico parametro, che però deve essere una lista, contenente l'origine e la dimensione dell'asse da utilizzare. Quindi il primo punto e sono espressi in unità, quindi 1 rappresenta larghezza o altezza massima. Quindi il primo punto è la x di origine, inseriamo 0. Secondo punto la y di origine, sempre 0. Il terzo punto è la larghezza, quindi 0,5, dato che devo occupare soltanto metà del grafico. E l'altezza 1. Ok, così abbiamo creato la nostra asse. Adesso calcoliamo i valori della funzione coseno e disegniamo. Ok, come vedi abbiamo utilizzato soltanto metà della figura. Adesso, aggiungiamo una nuova asse. Questa volta deve avere come origine x, la seconda metà della figura. Y sempre 0 e larghezza e altezza sempre 0,5 e 1. Ok, nel momento in cui creiamo un'asse, questa viene automaticamente selezionata come l'asse corrente. Quindi, chiamando plot dopo aver creato un'asse, la figura verrà creata, verrà disegnata su questa nuova asse.
Quindi calcoliamo i valori per la funzione seno. E chiamiamo plot aggiungiamo show per mostrare entrambi i plot all'interno di un'unica figura. Ecco qui. La prima asse mostra la funzione coseno, la seconda la funzione seno. Esiste anche un secondo modo per fare questa cosa che è più intuitivo, perché ci permette di suddividere la figura in una griglia, risparmiandoci di dover inserire le varie misure a mano, come abbiamo fatto qui all'interno della funzione axis. Per farlo, possiamo semplicemente utilizzare la funzione subplot, che vuole come parametri il numero di righe della griglia da creare, il numero di colonne e l'indice della cella da utilizzare. Dopodiché possiamo chiamare di nuovo plot che andrà a disegnare il grafico sulla cella attiva in questo momento, quindi quella con l'indice 1, che sarebbe quella di sinistra. Dopodiché chiamiamo nuovamente subplot con gli stessi parametri per quanto riguarda righe e colonne, ma questa volta con l'indice di cella 2, quindi quella di destra. Questo attiverà la seconda cella, quindi il grafico questa volta verrà plottato a destra. Adesso possiamo chiamare show ed eseguire il codice. Il risultato è lo stesso di prima, ci siamo risparmiati le misurazioni. Possiamo anche utilizzare la funzione TypeLayout che si occuperà di ottimizzare dimensione e spazi del nostro grafico. Ecco qui.